Vivrò qui dentro per ben 24 ore. Ma non posso assolutamente uscire fuori dalle mura di questo posto. Sotto questa cupola di vetro io dovrò sopravvivere. Dovrò tipo trovare un portale del Nether, una cosa del genere. Non ho capito bene per poter uscire da questo mondo. Perché lì fuori tecnicamente non si può uscire a quanto ho visto che c'è scritto. Vediamo perché sono curioso. Ora effettivamente c'è della bedrock. Però sai, il vetro si può rompere. Quindi vediamo se lo possiamo rompere. Beh sì, ma scusami Ah no, però vedete che qui c'è qual quadra che non cosa. Aspetta. No, siamo proprio intrappolati qua, vedete? Perché non si può andare, purtroppo. Ci sono i blocchi invisibili. Siamo intrappolati, raga. Dobbiamo trovare un modo per uscire. Però sarà bellissimo. A dire tutta la verità, non sapevo proprio per niente come continuare. Non avevo idea da dove iniziare. Quindi ho semplicemente iniziato a prendere dei materiali. Tutto qui è limitato. Capite? Cioè non... Anche il cibo è limitato. Io però lì in lontananza vedo altre cose. Bene, qua abbiamo una casetta che tecnicamente dovrebbe essere la nostra. Qua potrei metterci la mia bellissima crafting table. Questa potrebbe anche benissimo essere una nostra base. Ho scavato un buco per trovare una caverna ed effettivamente l'ho trovata. Avevo preso un bel po' di materiali e la mia priorità iniziale era il ferro. Oh, abbiamo trovato un bel po' di ferro anche qui. Ottimo. Oltre al ferro, però, ho trovato qualcosa che sicuramente è più importante. Uno spawner. Ho trovato qualcosina, qualcosuccia, qualcosona. Allora, vediamo un attimo se riesco a far sì che questo spawner resti qua intatto. Perché proprio sotto casa abbiamo uno spawner. Questo spawner si può utilizzare per una farm di zombie, se capisco come costruirla. Perché io non è che sono nato nelle costruzioni delle farm. Due diamanti! Ok, questa cosa non me l'aspettavo affatto. Beh, del ferro e un occhio di Ender. L'occhio di Ender mi insospettisce un attimo. Sto giocando alla Bedrock Edition, è quella che di solito giocate anche voi sul telefono, che è la stessa tecnicamente. Sì, però io ho bisogno di nuovo ferro. Questo è il problema, capite? Away! Ma mi cade la gravel in testa! Ma come si permette questa gravel impazzita? Affermo tu lì, io devo solamente prendere del ferro. Non ti arrabbiare, per carità. Ehi, mi vuole far l'agguato sto pazzo psicopatico. Ma mi ha fatto prendere un colpo, raga. Ma siamo fuori di testa? Andiamo a casa. Adesso tecnicamente potrei fare una fornace. E soprattutto ora dovrei andare a prendere del pecorame. Perché il pecorame può permetterci di dormire. Sicuramente queste cose le mettiamo qua dentro. Non le vorrei mai perdere. Voi ricordatemi sempre nei commenti, per favore, che lì sotto abbiamo uno spawner di zombie. Perché io di sicuro me lo scorderò. Potete starne certi. Così decido di andare verso la torre ignota. Magari là avrei capito che cosa avrei dovuto fare per uscire da questo posto. Ah, è da qua sotto. Allora, la torre è qua. E qua sotto si vede qualcos'altro. Peraltro io noto una cosa molto brutta, ovvero che sta arrivando la notte. La notte è portatrice di mostri, come Minecraft ci insegna. Dobbiamo stare ben attenti a quello che noi facciamo durante la notte. E non capiamoci male. Però qua vedo qualcosa, raga, aspettate un attimo, perché qua vedo qualcosa. Questa non è una torre. Questo è un portale dell'End. Fatemi per un attimo andare qua sopra per vedere se c'è qualcosa oppure no qua sopra. Non sembra, ok. So solo che sono da solo ed è buio. Quindi direi di andarcene in questa casetta qua sotto. È l'unica idea che mi viene in mente. C'era solo un qualcosa che non quadrava. Se vado nell'End, c'è l'Ender Dragon. Siamo sicuri che si vince così? Siamo sicuri che io riesca ad uscire così? Bene, siamo qui dentro e devo dirvi, è un posto veramente carino, cioè nel senso, è sicuramente misterioso, però non comprendo che cosa ci... Ok, queste cose sono molto interessanti. C'è una barca, c'è un secchio, ci sono delle canne da pesca, wow. Ok, devo dire che la mia casetta sta bene, non è esplosa per fortuna. E qua il ferro si sta cuocendo. Sono tutto inarmaturato ora. Raga, io pensavo ad una cosa. L'unica cosa che mi viene in mente è che effettivamente dovremmo pensare di fare un portale del Nether.
perché nella descrizione di questa mappa c'era scritto effettivamente che dovevamo andare nel Nether. Quindi io direi che o lo troviamo, punto 1, oppure troviamo della lava, pare l'ossidiana. Tecnicamente ora ho l'acqua infinita, no? Devo vedere un'ultima cosa. Se scavassi sottoterra, potrei uscire da questa cupola? Però io volevo di nuovo andare a questo muro per l'ultima volta. Perché qui sotto, se io scavo, forse posso uscire, giusto? No? Oh wow. Tecnicamente io avrei solo bisogno di un Ender Pearl. Un attimo. Accidenti, non posso. Non è come su Minecraft Java Edition. No, non riesco. Ho con un Ender Pearl, ma non mi ricordo se ce l'avevo. E comunque io non credo però che ci sia qualcosa davvero qui fuori. Probabilmente dobbiamo andare nel mondo reale e uscendo effettivamente da questa cupola. Probabilmente questo è una sorta di pianeta, o almeno è quello che simboleggia. Ok, direi che il segreto continua. Iscriviti al canale, sei il migliore, grazie!